Salve, raga, questa sera ci sarà il vlog numero 19 che non ho fatto la scorsa settimana per motivi di famiglia. Ok, prima sigla. Eravamo nel Medioevo, nel 472. Ci riscaldavamo con il bue. Ok, siamo sul vlog settimanale numero 19. La prima domanda la fa il Geograph. Cosa faresti al primo appuntamento con la tua donna ideale? Vabbè, la porterei a mangiare, a cena, o a fare bere un caffè, insomma, un po' di cose. La seconda domanda la fa Christian Boia Proietti, Luciani. Quando iniziamo le nuove attività per cui abbiamo votato? Allora, le attività che abbiamo votato, sessualità e altre cose esplicite, non se ne faranno per niente, mi dispiace. Terza domanda, la fa sempre Christian Boia Proietti Luciani. Cosa ne pensi dell'editor in PES? Guarda, io questo editor non ho mai usato, i giochi di calcio non mi piacciono, perciò non mi fate domande di questo genere. Quarta domanda, la fa Geograph. Negli aerei mettono una piccola scatola nera, indistruttibile, utile in caso di incidente, ma perché allora non fanno tutto l'aereo con tale materiale? Per questa domanda non sono esperto di elicotteri o di aerei, quindi mi dispiace, non la posso proprio rispondere. La quinta domanda la fa Ettore Ronfolatugo: perché tutti gli animali più velenosi del mondo sono in Australia? Per esempio, ci sono animali tipo il serpente astronomico che se ti morde finisci in un secondo. Serpenti, cobra, ma anche altri animali, ma non lo so, però sono velenosissimi, anche la lepre è velenosa, eh. Sesta domanda da fare Geograph: perché non c'è un alimento per gatti al gusto di topo? Di queste cose non ne capisco, Geograph, perciò non mi fate domande del genere. Settima domanda la fa Ettore Ronfolatugo: secondo te come vivere a Monte Corvino? Come sono i compaesani? Guarda, a Monte Corvino sono tutti scemi, non ce n'è uno buono. Perciò basta. Ottava domanda da fare Geograph: qual è la cosa più diretta da fare a Monte Corvino? Ma non ci ho mai pensato a questa cosa, giù. Forse l'albero di Natale, forse. Favore Natale. Nona domanda la fa Christian Boia Proietti Luciani: cosa ne pensi delle pietre del potere? Ma che cazzo di domande sono queste, ragazzi? Non me le fate, perché non mi so rispondere. Decima domanda la fa Geograph: se potessi esprimere tre desideri, cosa chiederesti al genio della lampada? Primo desiderio:
un computer nuovo. Un telefono nuovo e una casa nuova. Undicesima domanda, Giuseppe Imbellizzeri. Lei si definisce più partenopeo o peritoneo? Lasciamo stare queste domande, mi dispiace. Dodicesima domanda, Giuseppe Imbellizzeri. Quali youtuber segui con passione e quali invece detesti particolarmente? No, questa domanda non la posso rispondere perché è stato un ex amico che ora sono appassionato, quindi lasciamo perdere. Tredicesima domanda, Giuseppe Imbellizzeri. Lei pensa che il meteorismo sia una pioggia di meteore? Allora, il meteorismo non è una pioggia di meteore. È una cosa medica che sarebbe l'aria nella pancia, non solo una pioggia di meteore. Quattordicesima domanda, fa Ernesto Gabutti. Che ne pensa dei meteorologi? Non ci capiscono niente. Allora, per questa domanda non è che ci siano molte spiegazioni. Cioè, perché comunque i meteorologi sbagliano a volte a dire le previsioni del tempo. Oggi, per esempio, non ha piovuto, per esempio. Quindi se la domanda è Ernesto Gabutti. A te piace Barbara D'Urso o ti sta sul capo? A me Barbara D'Urso mi sta sul cazzo. Sedicesima domanda, Ernesto Gabutti. Che ne pensi del sindaco e della giunta comunale di Montecorvino? Secondo te stiano facendo un buon lavoro? Beh, Martino D'Onofrio è un buon sindaco e sta facendo dell'ottimo lavoro anche per Montecorvino Rovella. Diciassettesima domanda, la fa Ernesto Gabutti. Che ne pensi del video 40 Kinder fetta al latte aspettate un momento latte e pollo scusate a latte e pollo vabbè non c'è niente di non la rispondo a questa domanda mi dispiace. Diciottesima domanda la fa Cristian Boia Proietti, Luciani. Tra i migliori realizzatori a partire dagli anni 80 preferisci Malone, Bindi o Casaluce? Motiva la risposta. Io di questi non ne conosco nemmeno uno, perciò non mi fate domande del genere. Diciannovesima, Ernesto Gabutti. Comunque, che ne pensi dei fan che sono diventati col tempo inattivi sul gruppo? Vabbè Ernesto, comunque questi lasciamo ripetere perché non se lo meritano. Fai qualcosa per diventare più attivi e cosa ne pensi della pagina fanmade? Ci sono 177 iscritti. Ci sono come follower. Ventesima domanda, è l'ultima perché ora non ho più tempo. Ernesto Gabutti, maestro, può salutare gentilmente il suo fan storico Simone Checchi? Ok, salutiamo Simone Checchi. Ok, a questo punto il vlog finisce qui. Ciao raga! Gli altri pianeti sono molto belli. Visiterò con la sonda schiava.